E carissimi amici, siamo ormai agli sgoccioli, domani è l'ultimo giorno in questa struttura e quindi venerdì si torna a casa e praticamente si va nella normalità, quella normalità che tutti noi ci auguriamo, anche se siamo in recupero al 100%, ovviamente ci vuole un poco di tempo, ma mi devo un poco fare il look, devo riprendere la vita normale, una vita normale quella là che ci si augura tutti anche a livello nazionale, a livello d'Italia. Ieri mi ha fatto tanto piacere, insomma, vedere anche il festival, per dire, al di là della valutazione critica, le canzoni, eccetera, ma mi è così piaciuto vedere tanta gente, tante persone in teatro ad applaudire, sembrava quasi tornata, ecco, ai tempi normali, quindi si ha voglia di normalità e di ripresa, si ha voglia di normalità e di ripresa a tutti gli effetti, sia a livello delle attività, a livello di industria, a livello proprio di come era fino a qualche anno fa, perché questa emergenza deve pian piano pur finire con l'ausilio anche della primavera e poi dell'estate, quindi credo che così come sta avvenendo in gran parte d'Europa e del mondo si debba andare anche in Italia. Ma volevo dire una cosa molto importante. Io vi ho promesso che vi racconterò tutta della mia storia che è particolare, mi sono riservato di dirvelo al ritorno a casa e quindi probabilmente, ecco, magari con calma sabato farò un video che sarà clamoroso. Vi preannuncio uno scoop formidabile, perché al di là di quello che voi avete saputo, cioè il Covid, la polmonite, queste cose qui, c'è di più. Vi faccio soltanto una anticipazione. Il mio sostanzialmente è un caso di malasanità molto grave che io denuncerò, non voglio farlo adesso perché ovviamente mi sono ripromesso di concludere questa triste esperienza fino al ritorno a casa, ma lì denuncerò effettivamente quello che effettivamente è accaduto, che diciamo col Covid c'entra fino a un certo punto delle cose molto gravi e grazie a questo canale e grazie a voi che mi siete testimoni, vedremo cosa si può fare, perché ciò che è accaduto a me non è un caso isolato, vi posso dire. Non è un caso isolato, ed è un caso molto grave che ha portato la situazione, che era, diciamo, una situazione ampiamente sotto controllo, a una situazione grave, perché è accaduto un qualcosa di veramente grave. Ecco, io vi ripeto, questa è una piccola anticipazione. Io vi dettaglierò appunto sabato in questo video, perché è un atto dovuto verso di voi che mi siete stati vicino dai primi momenti, da quando ho cominciato, sa, a non stare bene e a tutta la fase più critica, anche quando ho ripreso dall'ospedale a fare qualche video proprio, diciamo, quasi in situazioni imbarazzanti. E quindi avete seguito quest'iter che mi ha portato fino ad oggi a fare queste fisioterapie necessarie, derivanti sempre dalla immobilizzazione a letto, derivante dai strascichi della polmonite, esercizi respiratori che dovranno comunque continuare, ma ciò alla base c'è qualcosa di molto molto grave che è accaduto e che non dipende dalla malattia, ma dipende purtroppo dal fattore umano, perché voglio dire, tante persone l'hanno preso magari in forma chi asintomatica, chi magari con dei sintomi maggiori, chi ha avuto anche
l'ausilio, diciamo, la necessità dei ragazzi in ospedale, ma forse, diciamo, veramente quello che è capitato a me è un qualcosa di incredibile. Io non posso sottacere ciò, non lo posso sottacere perché io, a me è andata bene, a me è andata bene. So di altri a cui non è andata bene per lo stesso motivo e so che nonostante che mi sia andata bene mi ha provocato degli strascichi molto lunghi, mi ha provocato un pericolo reale, diciamo, anche di vita i primi tempi, perché una polmonite così è stata avanzata e quindi non è una cosa bella. Non è una cosa bella perché quando ti capita una malattia, ovviamente non è che uno se la prende col fato o col destino, ma quando c'è un fattore umano, allora bisognerebbe intervenire, che chi è preposto deve intervenire, perché poi vai a incidere nella vita delle persone ed è grave. Quindi questa è solo un'anticipazione, vi dirò tutto in un video anche abbastanza lungo che farò da casa, vi percorreremo insieme le tappe e vi dirò questa cosa gravissima e voglio sapere poi che ne pensate, se si può fare qualcosa tramite amici anche a livello legale. Poi ne parleremo insieme. Detto ciò, lasciamo spazio, diciamo, ecco, all'ottimismo, al prosieguo e quindi, vi ripeto, tutto andrà bene e andrà bene soprattutto anche per questa nostra nazione, per questa nostra Italia, perché vedo in giro in Europa già che l'economia si è avviata brillantemente, noi giustamente siamo anche abbastanza cauti perché certamente si sono vissute pagine drammatiche, è inutile negarlo, quindi magari è un bene così, però man mano penso che adesso che il Covid mostra il suo lato, diciamo, più debole, mostra, ecco, un lato, diciamo, più endemico, come si dice, non pandemico, quindi che comincia a somigliare a una malattia più lieve, è il momento ecco, di aprire le attività con tutte le precauzioni e di lasciare spazio, ecco, alla vita che ricomincia. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento, domani faremo l'ultimissimo video della struttura, dopodiché andremo a casa, vi farò vedere il mio come back home. Il mio ritorno a casa, vi farò vedere, c'è il parrucchiere che viene, vi farò vedere il nuovo look, insomma, vedremo la trasformazione. E sabato, attenzione a questo video denuncia, un video scoop, un video gravissimo di cui mi assumo tutte le responsabilità perché risponde alla pura verità. Quindi, appuntamento, seguitemi sempre sul canale, seguitemi sempre, abbiate sempre fiducia in me, seguitemi, condividete il video a tutti i vostri amici, con tutti i vostri amici e ricordatevi, sempre ottimismo, sempre la ricerca della felicità, la ricerca di stare bene noi e con noi insieme agli altri. Un abbraccio a tutti quanti voi, ciao, alla prossima, a domani.